Titolo della mia tesi è classificazione del segnale bioelettrico di superficie tramite reti neurali artificiali. Il mio lavoro di tesi si è svolto nell'ambito di un più ampio progetto di ricerca finanziato da DINAIL, il cui scopo è stato quello di progettare un software il quale riconosca i gesti dell'arto superiore. Tale software trova applicazioni in ambito medico, in particolare per gli amputati dell'arto superiore, come trattamento della sindrome d'arto fantasma o come comando di protesi. I metodi utilizzati sono stati quelli di registrare un segnale bioelettrico di superficie e quello di sviluppare un'intelligenza artificiale, prendendo spunto dalla controparte biologica che sono le reti neurali del cervello. I primi aspetti importanti sono quelli legati alla fisiologia. Il segnale bioelettrico di superficie è un segnale biomedico che è la sovrapposizione dei vari effetti delle varie unità motorie. Inoltre a questo segnale si somma del rumore, questo lo rende abbastanza complesso da analizzare. Altro concetto importante è quello dell'arto fantasma negli amputati dell'arto superiore. Molti pazienti raccontano di avere ancora la vivida sensazione di possedere e comandare l'arto, anche se in realtà questo è stato amputato. E questo talvolta è associato anche a del dolore, perché l'arto in realtà inesistente si blocca in posizioni innaturali, come il palmo della mano che trapassa, le unghie che trapassano il palmo della mano. Per risolvere questo problema entra in gioco la plasticità cerebrale, che è la capacità del cervello di modellarsi, e lo stimolo visivo. In pratica deve essere visualizzato questo arto fantasma che in realtà non esiste, ed è stato fatto tramite l'utilizzo di uno specchio in passato, in lavori di ricerca passato. Qui abbiamo uno schema di tutto il progetto, in cui abbiamo il comando che parte dal cervello e arriva al muscolo, in cui viene registrato da 6 elettrodi di superficie, che sono collegati ad un circuito elettronico che ha il compito di amplificare, filtrare e discretizzare il segnale. Poi c'è il blocco centrale, che è il software, ed è il codice sorgente realizzato in C++ che ha prodotto circa 3.000 righe di codice. La risposta di classificazione viene inviata ad un'applicazione che può essere un classico comando di protesi o anche una realtà virtuale 3D. Qui vediamo la segmentazione dei dati, in quanto il segnale bioelettrico che viene registrato deve essere segmentato in varie finestre, ognuna delle quali produca una risposta di classificazione. Questo può essere fatto ponendo le finestre una di seguito all'altra, oppure ci possono essere delle finestre sovrapposte che permettono di sfruttare meglio il processore ed anche di avere una maggiore accuratezza grazie al maggior numero di risposte nell'unità di tempo. Inoltre è importante estrarre delle features, che sono delle quantità misurabili, in quanto il segnale bioelettrico sarebbe troppo grande come dimensioni da fornire al classificatore. Un esempio di features è la radice della media quadratica. Poi abbiamo la classificazione vera e propria, che significa dividere gli oggetti in classi, ovvero in regioni di spazio separate. Forniamo in input il segnale bioelettrico. Mandiamo in input questo segnale bioelettrico registrato dai 6 sensori e lo trasformiamo in un vettore di features. E il risultato appunto è una linea di decisione. Questo è fatto tramite dei neuroni che, come vediamo, sono realizzati da una funzione di attivazione che pesa gli ingressi e si attiva solamente se si supera un certo valore di soglia. Questa funzione è la sigmoid, che è leggermente smussata per ragioni di continuità. Questa è stata la rete neurale artificiale utilizzata nel progetto, in cui abbiamo un certo numero di input che corrispondono al numero di features fornite e il numero di output corrisponde al numero di gesti. Poi c'è uno stato nascosto che serve per elaborare la risposta appunto, ed è stato determinato per tentativi, ed è stato determinato che 10 è il numero ottimale in questo caso. Il funzionamento di una rete neurale è diviso in due parti. La prima è l'addestramento, in cui la rete impara a riconoscere questi gesti,
e vi è una funzione di minimizzazione in cui si spera di raggiungere un minimo globale. La seconda fase è quella dell'esecuzione vera e propria, in cui l'input viene propagato fino all'uscita tramite la formula che abbiamo visto nella slide precedente e si spera di ottenere una classificazione corretta. Questi sono stati gli strumenti di registrazione, i 6 elettrodi, abbiamo il circuito che è connesso al PC dove c'è anche un software di acquisizione dei dati. I gesti da riconoscere sono i 5 indicati in figura, mano aperta, pugno chiuso, indice puntato, mano estesa e presa di posizione. Le procedure di registrazione, 4 persone hanno partecipato ai test, 5 secondi per ogni gesto. Questo qui è il video in cui si può vedere ad ogni gesto corrisponde un segnale emielettrico diverso nei 6 sensori. Sono state fatte 10 esecuzioni di questi 5 gesti che sono state divise in 4 esecuzioni per l'addestramento e 6 per il test. Infine, inoltre, una cosa importante è stata quella di selezionare le features ottimali, che sono quelle che abbiamo detto vengono fornite in input al classificatore, alla rete neurale. Questo processo è stato fatto in maniera empirica, principalmente, quindi per tentativi, sono state provate le varie features e sono state selezionate quelle migliori. Inoltre, per avvalorare il tutto, sono stati tracciati dei grafici con Scilab, che è il corrispondente di MATLAB, e questo per giudicare il livello di separabilità di queste features, perché chiaramente, come abbiamo visto prima, maggiore separabilità significa un'accuratezza maggiore. Inoltre, sono state anche fatte delle considerazioni matematiche, ad esempio alcune features erano molto correlate tra loro matematicamente e quindi ne è stata tenuta solamente una. Infine abbiamo i risultati. Il tempo di computazione è risultato molto buono, per ogni finestra è poco superiore al millisecondo e anche il tempo di addestramento, circa 3 minuti, è abbastanza veloce. L'accuratezza su 4 soggetti è risultato del 92,2% più una deviazione standard del 4%. Anche questo è abbastanza soddisfacente, in quanto il progetto è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo ed è comunque simile ad altri lavori che sono già presenti in letteratura. Possibili sviluppi futuri sono quelli di utilizzare delle features più complesse, diversamente da quelle nel dominio del tempo utilizzate in questo progetto. Ad esempio si potrebbero utilizzare delle trasformate di Fourier o trasformate Weyland. Potrebbe essere interessante poi ripetere i test su soggetti con amputazione dell'arto superiore per valutare varie variabili che entrano in gioco, come il minor numero di terminazioni nervose o altro. E poi può essere interessante riconoscere un numero maggiore di gesti oppure gesti proporzionali o simultanei. Infine si può realizzare un'applicazione, come dicevamo, in cui si comanda una realtà virtuale 3D, oppure il classico comando di Google. Ho concluso, grazie per l'attenzione. Grazie per la traduzione. Già osservato la collega, va a entrare meglio il suo contributo. Quello che ci ha raccontato, per quel poco che conosco io, è tecniche standard. Poi ovviamente l'applicazione di per sé a questo particolare caso ovviamente sulla storia a sé. Lei ha scritto l'applicazione che svolge tutto il compito? Sì, ho scritto il software C++ che ha prodotto circa 3.000 righe di codice, quindi il mio compito è stato di scrivere questo software. E inoltre le utilità particolari in te. Ovviamente alla parte diciamo, dove lei è stato principale attore, in piedi particolari, aspetti. Il compito poi è stato di configurare correttamente la rete che ha richiesto tempo e vari test, in particolare per selezionare le features ottimali. Sono stati fatti vari test e stampati tutti i grafici di separabilità, quindi abbiamo uno confrontati. Questo ha portato alla scelta della migliore features. E
inoltre è stato importante anche scegliere il numero di strati nel livello nascosto, quindi la topologia della rete, in modo da permettere un funzionamento ottimale. Grazie. Okay.